comunicazione possiamo intendere uno scambio di sapere, di emozioni tra due persone o tra gruppi di persone, tra una persona e un gruppo e così di seguito, che abbia almeno due caratteristiche, cioè la parità di ruolo tra chi trasmette e chi riceve, quindi la possibilità per chi riceve di trasmettere a sua volta e la possibilità per chi trasmette di ricevere a sua volta, parità di ruolo quindi, e seconda caratteristica la partecipazione a questo scambio comunicativo. Quindi non è comunicazione, per esempio, un semplice passaggio di dati, quella è informazione. Gianfranco Bettettini nasce a Milano nel 1933. Si laurea in ingegneria presso il Politecnico di Milano e si specializza in teoria e tecnica delle comunicazioni di massa, studiando in modo particolare il neonato sistema televisivo. Inizia la sua carriera presso la RAI di Milano come curatore e regista di programmi che spaziano dalla prosa al varietà, fino ai documentari. A lui si devono alcuni dei programmi più importanti della nascente televisione pubblica. Lascia o raddoppia nell'estate 1958, Campanile sera nel 1959, L'amico del giaguaro nel 1962 e Il signore di mezza età nel 1963. A Milano c'era una sezione varietà, si chiamava allora, che produceva anche quiz, oltre alla rivista e alla varietà, molto funzionale, ben diretta. E quindi c'era proprio allora, un know-how molto forte. In più, a Milano c'erano alcuni professorini e professori, lo dico in relazione all'età, non alle competenze, no? Che si innamorarono di questo genere e venivano a fare le domande, tra i quali il professor Fantuzzi e Umberto Eco, giovane, faceva le domande per la sciorata. Che sarà poi quello per Mike, insomma lo sappiamo. Sì, certo. Il saggio su Mike. Lascia o raddoppia, condotto da Mike Buongiorno, è stato il primo programma televisivo a quiz. Andava in onda in diretta dallo studio 3 della Fiera di Milano e divenne in breve tempo un archetipo nella vita familiare e sociale dell'Italia dell'epoca, insieme alla sua mascotte, un omino pensieroso per l'indecisione tra lasciare o raddoppiare. È successa una cosa che allora succedeva, cioè quasi tutti i registi allora erano anche quelli di una certa età, eccetera, a contratto a tempo indeterminato praticamente, e quindi dovevano fare le ferie. Il regista di Lascia o raddoppio ufficiale era Romolo Sena. Io mi ero appena affacciato a questo mondo, naturalmente, no? E Romolo Sena fa le ferie e a un certo punto chiamano me, non so perché, a sostituirlo. Quindi feci una decina e forse più di puntate, lo stesso l'anno successivo, per cui credo di avere... Insomma, ha firmato anche lei Lascia o raddoppia. Sì, almeno una ventina di puntate. Perfetto. Nel frattempo noi stiamo esattamente entrando dentro quello che era allora chiamato, credo, il teatrino, il teatro del Fiera 1 adesso. Noi non lo chiamavamo teatrino perché era un teatro effettivo. Era la stampa. Entriamo. a chiamarlo teatrino. Ed era allora, ovviamente molto diverso. Ecco. Dov'era Mike? Dov'è che lavorava? Ci spieghi. Dunque, qui c'erano poltrone, posti per il pubblico, fino ad una certa altezza, profondità. Poi c'era un palcoscenico vero e proprio, sì, no? Su cui lavorava Mike. Allora, signor Degoli di Carpi, ci dia questo annuncio. Lei lascia o raddoppia? Ci pensi? Decido di ritirarmi. Ah. Intervino. Ah, un momento! Ma lei vuol sempre scherzare, signor Degoli. Lei decide di ritirarmi, ha detto, come? Nella cabina. Nella cabina. La televisione in Italia... Quiz americano. In Italia nasce su impianto teatrale, fondamentalmente, qualunque fosse il genere di trasmissione. Certo. Anche nel quiz si ricorreva al teatro, non soltanto, io mi ricordo in tante puntate di Lascia o raddoppia, c'erano brani teatrali proprio come oggetto del quiz, del fondamentalmente, quiz. No? Ma c'era proprio un tipo di struttura, un format, no? Che si ispirava al teatro. Campanile sera era un gioco in diretta da uno studio televisivo condotto sempre da Mike Buongiorno e con due collegamenti gestiti da Enzo Tortora e Renato Tagliani.
due paesi, due realtà locali italiane, si fronteggiavano in un quiz su vari argomenti. Un filmato dava inizio alla puntata e descriveva il paesaggio e la realtà produttiva dei comuni in gara. L'Italia cercava di avvicinarsi, attraverso la televisione, da nord a sud. Il Campanile a Sera mi è molto nel cuore, naturalmente. Comunque, di per sé, indipendentemente dalla mia persona, è stata la trasmissione sociologicamente più importante della televisione italiana, perché ha consentito all'Italia di conoscere la provincia. No? La gente di città non sapeva nulla delle cittadine in cui si andava. Io giravo l'Italia settentrionale e centrale con Enzo Tortora, proprio avemmo dei contatti, dei rapporti formidabili, quindi non solo una conoscenza generale a livello sociale di quanto avveniva in provincia, ma anche conoscenze personali molto 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 interessanti. Questi tre punti, dicevo, sono molto importanti per Saronno, perché fino adesso siamo a quota zero, eh? Avete la possibilità di superare Giussano, che ha solo un punto. Siete pronti? Ah, non c'è premura, avete due minuti e mezzo di tempo ancora. Il gioco che cos'è in sé? È l'uscita da un mondo per entrare in un altro. L'uscita da un mondo della realtà di tutti i giorni, eccetera, la normalità per entrare in un altro. E ci si rientra o in una prospettiva ludica, cioè di divertimento, eccetera, o in una prospettiva competitiva. Cioè il gioco diventa spesso agone. Quando diventa agone, ma anche in altri casi, è facile che il gioco si trasformi in spettacolo. Che bella età, la mezza età, tranquillità, serenità, l'età più bella del cammin di nostra vita, che tutta rosa sarà. Lavorai con Marcello, il quale era ad una docilità enorme, sembrava proprio un attore alle prime armi, fondamentalmente, no? E, ricordo una cosa, c'era una sigla di base con un finale diverso di volta in volta. E giravamo questo prodotto e bisognava vedere Marcello Marchesi per le strade di Milano, perché la sigla si svolgeva per le strade di Milano, felice, beato, giocondo, scherzava con la gente che incontrava. Verboten! Sgonfiare le gomme di un'auto, Verboten, oh Verboten, andare in monopattino per la città ed è proibito, Verboten, mangiare la cicca americana che gonfia ed è divertentissimo ma anche proibitissimo arrampicarsi dietro ad un tramvai. L'amico del Giaguaro, condotto da Corrado, con Gino Bramieri, Raffaele Pisu e Marisa Delfrate, aveva come contenuto un quiz con domande illustrate da scenette, gag, forme quasi da avanspettacolo, ma sempre di qualità. Bettettini si dedica poi anche alla prosa e agli originali televisivi e realizza dei veri e propri film come La fine dell'avventura nel 1969, Stregone di città nel 1974, Ambrogio di Milano nel 1976, Semmelweis nel 1981 e L'ultima mazurka nel 1986. Hai lasciato anche Skoda da un giorno all'altro. Hai lasciato la chirurgia. Ti isoli sempre di più. Adesso ti laurei in botanica. E ti sei ritirato qui, tra queste piante. Le piante ti insegnano a dubitare dell'uomo, della sua scienza, della sua potenza. Hanno una vita. Sono sensibili. Ogni operazione deve essere eseguita con i più delicati riguardi. Altrimenti potrebbero farla pagare all'incauto.
Gianfranco Bettettini, studioso di mass media, con Umberto Eco è stato uno dei padri della semiotica italiana. Ha diretto la Scuola Superiore delle Comunicazioni Sociali presso l'Università Cattolica di Milano ed è stato uno dei primi docenti universitari di cinema e media in Italia. Molti studiosi, appunto in rapporto alla definizione che abbiamo dato prima di comunicazione, non ritengono le cosiddette comunicazioni di massa come fatti comunicativi. Perché? Perché le comunicazioni di massa implicano innanzitutto l'emissione da un centro ad una massa, appunto ad un numero notevole di ricettori. Questa comunicazione può avvenire o, lungo l'etere, come nella televisione, lungo il cavo, come sempre nella televisione, oppure attraverso copie di giornali, copie di libri, copie di dischi e così di seguito. In seconda istanza, questi ricettori non hanno la possibilità di rispondere, ecco la differenza rispetto alla definizione di comunicazione che davamo prima, sullo stesso canale, in tempo reale, cioè nello stesso tempo in cui avviene la trasmissione, e con lo stesso potere di chi trasmette. Tant'è vero che si dice che sono le comunicazioni di massa tradizionali, le comunicazioni di massa in genere, mono o unidirezionali, vanno in una direzione sola. Il problema di fondo è quello della digitalizzazione di tutto il sistema televisivo. Una digitalizzazione che si unisce quindi a quello che già in parte esiste in alcuni paesi almeno, cioè a una costruzione, una costituzione di canali sovranazionali e i quali appunto in funzione dell'emissione digitale avranno più possibilità di canali audio, quindi anche con lingue diverse. Penso a CNN International, o per l'Europa Euronews e così di seguito. Questo è secondo me una corsa inarrestabile fondamentalmente. La cultura di massa, i rischi legati alla persuasione e alle sollecitazioni eccessive dei mezzi di comunicazione e la spesso non corretta fruizione da parte del pubblico sono stati al centro dei suoi studi. Inoltre, Bettettini ha sempre guardato con grande interesse alle nuove tecnologie digitali, dalla computer graphic agli archivi elettronici fino alla realtà virtuale. Invece la trasformazione più sensibile, a mio parere, si verificherà a livello del televisore, cioè dell'apparecchio ricettore, nel caso appunto di una digitalizzazione diffusa. Perché non sarà soltanto un apparecchio che raccoglie immagini provenienti dall'esterno, diciamo così, ma anche immagini sia provenienti dall'interno, sia cioè prodotte appositamente dall'utente stesso, sia l'integrazione con computer, con altre macchine, sia l'integrazione con cassette, con compact disc e così di seguito, ma bisogna tenere conto soprattutto che il televisore digitale è un computer, no? E quindi il blocco, diciamo così, no? La scatola, no? Conterrà le funzioni del computer, le funzioni di fruizione televisiva e le funzioni soprattutto di costruzione di una specie di testo personale derivato dalla combinazione di parti testuali, alcune provenienti dall'esterno, ripeto, da altre provenienti.